questa ragazza qualche giorno fa ha passato la foto su Facebook di questa semplice nail art in gel. Mi è stato richiesto di fare il tutorial, così ho pensato di improvvisare insieme a voi qualche piccola nail art veloce in gel. Quindi oltre a questo vi farò vedere quello che mi capita al momento. Andrò ad utilizzare essenzialmente quindi dei gel senza dispersione, quindi Gel Artist di Lady Nail, il bianco e il nero, e anche il dorato e l'argentato. Utilizzo questi perché così al lavoro finito non dovrò sigillare. E poi questo pennellino sempre di Lady Nail a tre zeri. Cominciamo proprio da questo decoro qui. Quindi prendiamo il nero, ne prendiamo poco a poco sul pennellino e andiamo a creare prima diciamo questi di rigori, questi cosi riempiti. Quindi che facciamo? Ci facciamo prima il contorno in questo modo. Qui andate, diciamo, a piacere. E poi questo passaggio potete utilizzare o un acrilico nero molto diluito, o andate a mischiare del gel nero con del costruttore per renderlo più trasparente, oppure semplicemente puliamo bene il pennellino e ci trasciniamo direttamente il colore che abbiamo utilizzato per il contorno. Dopodiché, quando il risultato sarà uniforme, andiamo a mettere in lampada. Andiamo a ricalcare il contorno. E cerchiamo di fare in alcuni punti un contorno un po' più doppio e poi ce lo tiriamo più sottile. Aggiungiamo a nostro piacimento e le altre linee, i rigori, quello che volete. Prendiamo il dorato e facciamo dei piccoli tocchi di luce. Sempre con il nero, tecnica come quella di prima, andiamo a fare magari un fiorellino.
Allora, questo è il primo decoro, come vedete è leggermente diverso perché come vi ho detto è molto free, potete decidere voi in che direzione muovere il pennello. Qui nero argentato con sfondo bianco con glitter, qui su nude nero e dorato. Mi sembrano gli abbinamenti più azzeccati. E poi l'ho fatto anche qui in bianco, che pure viene bene con bianco argentato sullo sfondo fucsia, pure mi piace. Pure carino, e questi sono i primi decori. Poi ecco qui gli ultimi tre. Allora, rosa con nero e dorato, fiorellino semplice, rosso. Con il rosso è sempre difficile abbinare i colori, per me ci sta bene il bianco assolutamente, anche un tocco di argentato come in questo caso. E infine sul Tiffany il bianco e l'argentato, pizzo, un fiocchettino argentato, non so se riuscite a vedere bene in fotocamera. Quindi 1, 2, 3 e 4. Spero di esservi stata utile, un bacione e alla prossima. Ciao!